Mi sento da sindaco, ma anche da cittadino, da padre di famiglia, mi dissocio completamente a vedere situazioni del genere che ostentano principalmente alla ricchezza e a situazioni che non sono del nostro territorio, dove abbiamo costruito tantissimo in nome e con forza sulla legalità della nostra comunità, ma anche nelle comunità limitrofe, adottando tantissimi sistemi e tantissime attività contro le mafie, contro l'illegalità. Io ho fatto poi una serie di controlli perché quando poi siamo venuti a conoscenza di tutto ciò, ho fatto una verifica per capire le varie autorizzazioni che avevano, che avevano per questo, diciamo, rito funebre. Le mie autorizzazioni rilasciate come sindaco, l'autorizzazione legata proprio a quella consuetudine normale di un rito funebre, quindi di un accompagnamento dalla salma con auto come prevede la norma. Quindi, poi quello che è accaduto è completamente differente dalle autorizzazioni. E come sindaco veramente siamo sconcertati anche noi. E voglio anche avere un incontro col prefetto per capire come si possono superare queste situazioni, perché non devono più accadere. Il servizio pubblico ha fatto un'affermazione giusta, non devono più accadere situazioni del genere. E a Racale, né tantomeno su tutto il territorio.